Simona, ci sei? Simo? Prego, anche il pubblico può liberamente accomodarsi. Allora, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Marica. Buongiorno professoressa. La tengo? No, dobbiamo tenerla. Dobbiamo, ok. Me ne scuso, ma... No, insomma, si figuri, assolutamente. Dobbiamo tenerla. Allora, dunque, la signora Marica Boccino discute una tesi, perdonatemi, intitolata Luoghi e ambienti nel romanzo ottocentesco. Jane Eyre, e non nomino l'altro nome e cognome perché è un inglese che non voglio storpiare, okay. La è per non fare le cattive figure che farei. Relatrice è la professoressa Micali, a cui cedo senz'altro la parola. Grazie Geppi, allora sono contenta di aver seguito questo lavoro di Marica, che appunto ha concepito questa passione per il romanzo vittoriano, in particolare per le tre sorelle Bronti. Inizialmente c'era in programma di analizzare anche il terzo romanzo, cioè Agnes Grey di Anne Bronti, poi insomma c'era già materiale a sufficienza in quelli di Charlotte e di Emily Bronte, quindi ci siamo fermati lì. Io darei direttamente la parola a Marica, così vi racconta lei come ha lavorato e appunto perché secondo lei il tema dello spazio è interessante per ragionare sul romanzo vittoriano. Marica, decida lei se vuole iniziare in inglese o in italiano e poi eventualmente... Vuole, l'importante è che ci sia una parte certo, in lingua straniera. Certo, inizierà con un'introduzione in inglese a questo punto e poi continuerà in italiano. Bene. E poi prosegua lei da quando vuole. Nella mia lingua, ok. The main theme of my work is the importance of the description of... settings and places in the 19th century novels. In particular, I chose to analyze two novels written by the Bronte's sisters, Emily and Charlotte. The two novels are Wuthering Heights and the Jane Eyre, and it's very interesting to see how different the novels are, despite being published in the same year and being written by two sisters who had the same education in literature field, in the literary field. Wuthering Heights is a gothic novel, and this literary genre. Reflects on the description and the choice of certain places and settings in the novel. For example, the Moors.
While in genere there are some elements of the Gothic novel, like the description of the haunted house of Mr. Rochester, but it's a realistic novel, a literary genre developed during the Victorian age, an historical period that started in the 20s of the 19th century. Of the 19th century, and also this literary genre reflects on on the description of some places in the novel. For example, the description of Lowood Institute that denounces the children's misery. Come ho già accennato, i due romanzi, nonostante siano stati pubblicati nello stesso anno, appartengono a due generi letterari diversi. Infatti, chiaramente i generi letterari influenzano anche il modo di descrivere e di rappresentare gli spazi all'interno dei due romanzi. Wuthering Heights, come già ho precedentemente accennato, è un romanzo gotico e infatti, diciamo, il cronotopo principale all'interno del romanzo è appunto la brughiera, che descritta come una vasta e desolata, quasi ostile all'uomo, campagna inglese, oltre a essere anche un elemento autobiografico delle sorelle Bronte, e all'interno appunto del romanzo la brughiera ha una fondamentale importanza, perché diciamo vi è un'analogia molto stretta tra i sentimenti del personaggio e appunto lo spazio che le circonda, in questo caso la brughiera. In genere chiaramente abbiamo una funzione diversa della brughiera, che non è più uno degli aspetti principali all'interno del romanzo, ma in genere appunto fa da cornice agli eventi elencati, descritti all'interno del romanzo. In genere poi possiamo notare anche come lo spazio venga utilizzato da parte della scrittrice anche come per cancellare diciamo il divario presente tra uomo e donna, poiché appunto è interessante anche notare come durante il Victorian Age ci sia una forte divisione degli spazi anche interni alla casa fra uomo e donna. Infatti la donna era considerata un po' come l'angelo del focolare, quindi doveva essere in qualche modo preservata nella sua purezza all'interno della casa e non poteva assolutamente uscire nel mondo esterno, che era affidato invece alla figura maschile. E questo chiaramente viene cancellato, questa divisione degli spazi viene cancellata in genere, perché la protagonista in questo caso passa da un'abitazione all'altra, da una dimora all'altra, e in questo caso le dimore rappresentano anche un po' il percorso di crescita personale della protagonista. Infatti parte da una condizione di svantaggio e dislivello sociale rispetto alle persone che la circondano, fino ad arrivare, diciamo, a fine romanzo ad un'emancipazione, ad un'indipendenza che cercava sin da piccola età. Un'altra differenza che possiamo trovare tra i due romanzi è come vengono utilizzati alcuni oggetti architettonici. Ad esempio, possiamo trovare all'interno di Wuthering Heights, che non è presente in genere, la presenza di rovina. Come rovina è anche inteso la tomba. Infatti vi sono svariate scene e situazioni all'interno di Wuthering Heights, come ad esempio Heathcliff, che si ritrova davanti alla tomba dell'amata che vuole profanare per poterla riabbracciare l'ultima volta, e guardando la tomba gli viene da esclamare appunto quanto sarebbe stato bello che lui fosse morto insieme alla propria amata e fosse stato seppellito insieme. Infatti la rovina ha anche in qualche modo il compito di rimandare chi sta davanti a questo oggetto architettonico all'idea di morte, anche della propria morte. Per un attimo. Sì, di pure.
Ok, allora io credo la commissione si sia fatta un'idea del tipo di lavoro fatto da Marika. Le chiederei di illustrare quello che secondo me è uno dei punti più interessanti della sua analisi e anche di quelli teoricamente insomma un po' più innovativi, cioè l'analisi delle componenti simboliche e allegoriche nell'ambientazione dei due romanzi, molto rapidamente perché ha già parlato un po'. Certo, faccio una piccola premessa sulla distinzione fra descrizione simbolica e descrizione allegorica all'interno dei romanzi. Con descrizione simbolica si intende, diciamo, la descrizione di un paesaggio in maniera, descritto in maniera naturale e realistica, e questo lo possiamo ritrovare all'interno di Wuthering Heights, la descrizione della brughiera, e in più diciamo che per descrizione simbolica si intende un paesaggio che riflette appunto i sentimenti dei personaggi e che possiamo appunto ritrovare in Wuthering Heights, perché la brughiera rappresenta, riflette la libertà che i due personaggi principali sentono mentre corrono liberi per la brughiera. Anche la descrizione della vastità appunto di questa campagna inglese dà appunto al lettore un senso di libertà, mentre la descrizione allegorica si intende, diciamo, non deve essere appunto come la descrizione simbolica, non ci deve essere una stretta analogia fra i sentimenti del personaggio e l'ambiente che lo circonda, ma appunto diciamo che deve in qualche modo illustrare un tema astratto, un tema esterno sovrapposto al testo, ed è questo il caso di Jane Eyre, poiché appunto anche i cambi di dimore che la protagonista affronta durante tutto il romanzo rappresentano un po' le tappe della propria crescita personale. Quindi, come già accennato prima, parte da un'oppressione anche a livello sociale, fino ad arrivare a un'autonomia propria. Posso farle una domanda Certo. assolutamente collaterale, anzi del tutto tangente? Certo. Lei mi ha fatto ricordare, chiacchierando, la visione di Cime Tempestose Sì. che io vidi circa 45 anni fa. Sì. Ecco, le volevo chiedere, a puro titolo di curiosità, mi Certo. sa dire se dopo ci sono state nuove riduzioni cinematografiche Sì, di qualità? Ecco, perché sì, volevo. assolutamente, assolutamente sì. Ah, bene, va bene. Quindi se cerco in Netflix o in Prime Su qualche cosa. Netflix non ne ho idea, No, va bene, però va bene. assolutamente sì, ci sono state altre versioni. Bene, la ringrazio molto per aver soddisfatto questa mia curiosità. Grazie Non so a lei. se sia la relatrice, sia le colleghe della commissione hanno qualche domanda. Allora, prego, sia lei, sia il pubblico delle e dei presenti, di accomodarsi fuori e poi. Grazie mille. Adesso. Simona, ti chiamo immediatamente, eh?
Scusami Giuseppe, il microfono è spento, da casa non ti sentono. Hai ragione, scusatemi tutti. Allora, signora Marika Boccino, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 93 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa nella classe L11 delle lauree in lingue e culture moderne. Congratulazioni. Come se ci fosse stato. Auguri Marica, buoni festeggiamenti. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Allora, adesso Ilaria, ci sei? Sì. Ecco, allora un attimo solo. Sì. Dunque, come si chiama il o la tua candidata? Aleida Del Moro. La Alida? terza sarebbe. Ah, la pronuncia è Alida? Del Moro. Aleida. Benissimo. Sì. Grazie. Allora, dobbiamo chiamare Alida del Moro. Alida del Moro. Aleide la pronuncia, ma di dov'è? Aleida, facciamo prima la laureanda di cui è relatrice la professoressa Vernici. Se no facciamo la seconda. Allora, se no facciamo Camilla D'Alterio. Si accomodi, si accomodi. Buongiorno, si accomodi pure. Sì, Allora, pronto, sì. dunque, Aleida. Aleida. Ah, Aleida, vede? Aleida. Allora, dunque, la signora Aleida Del Moro discute una tesi dedicata a come la figura di Eleonora d'Aquitania ha influenzato la letteratura dal Fenn-Amour al King John di William Shakespeare. Esatto. Relatrice della tesi, la professoressa Ilaria Bernici. Prima di dare la parola alla professoressa, volevo chiederle, lei preferisce iniziare, una parte dovrà farla in inglese, Certo. a sua scelta, la parte iniziale o la parte finale? Allora, con la professoressa abbiamo concordato che la presentazione del lavorato sarà in italiano e poi Magnifico. interverrà lei con la Allora, domanda in lingua. benissimo, allora io cedo senz'altro la parola alla collega Pernici. Prego. Allora, buongiorno a lei innanzitutto No. e mi spiace non essere presente per questa sua discussione. È stato un piacere seguire la scrittura di questa tesi che è stata molto sentita da parte della candidata e si è appassionata molto a questo personaggio e ha studiato davvero molto riguardo la sua vita e quello che poi ha fatto per la letteratura, insomma, un personaggio davvero importante, dimostrato anche dal fatto che Shakespeare scelse proprio lei come
una delle protagoniste, perché così possiamo definirla, no? Delle sue opere. Ma le lascio la parola così potrà illustrare meglio alla Commissione quello che è emerso da questi suoi studi. Mi sentite? A tratti, prova a riparlare. Dicevo che è stata una tesi molto sentita da parte della candidata che ha scelto questo personaggio, l'ha studiato con passione e ha dimostrato cosa attraverso la sua vita, cosa abbia fatto questo personaggio per la letteratura e ha dimostrato anche dal fatto che Shakespeare ha la scelta come una delle protagoniste delle sue opere. Quindi lascio la parola alla candidata per illustrare alla commissione appunto cosa è emerso da questi suoi studi. Benissimo, allora, prego. Grazie. Il Medioevo è un periodo storico fortemente. Ecco, Sì? sì, questo sì, grazie. Scusate. Il Medioevo è un periodo storico fortemente caratterizzato e intriso dalla morale religiosa, la quale non permetteva alle donne di partecipare attivamente alla vita politica, sociale e culturale dell'epoca. Ma le riduceva a mere curatrici della casa, non permettendo loro di poter operare al di fuori delle mura domestiche. A questo proposito ho deciso di introdurre il personaggio di Eleonora d'Aquitania, che personalmente reputo estremamente dirompente. Infatti, questa, grazie al suo status sociale, ha avuto la possibilità di costruirsi una educazione e quindi di poter uscire fuori dagli schemi e non rispettare le convenzioni sociali del suo tempo, imponendosi sia sul panorama culturale e letterario della sua epoca, proprio come un personaggio diametralmente opposto. Eleonora vanta di un retaggio illustre, difatti è la nipote del mitico duca Guglielmo IX d'Aquitania, considerato uno dei maggiori esponenti politici e letterari della sua epoca. Eleonora nasce a Poitiers, in Aquitania, tra il 1120 e il 1122, trascorre la propria vita tra le corti di Francia e d'Inghilterra e morirà nel 1204 nell'abbazia di Fontevraud, sempre in Francia. Il personaggio è reputato come un personaggio estremamente complesso, contraddittorio, e questo è dovuto anche alla sua discussa moralità, che è dovuta alle numerose maldicenze di cui era stata additata in vita. Queste hanno prodotto le Black Legends. Le Black Legends sono un prodotto narrativo che è stato inserito sulle biografie redatte sul personaggio al fine proprio di mostrare una inclinazione alla corruzione dei costumi e un'inclinazione alla malizia. Una delle più famose riguarda una relazione che il personaggio di Eleonora avrebbe intrattenuto con uno zio durante la seconda crociata. A causa di questo possiamo vedere che nel corso della storia è come se fosse stata applicata una damnatio memoriae nei confronti del personaggio, in quanto questa è più resta ignota e resta ignoto anche il suo vasto patrimonio culturale. Eleonora, a proposito di questo, mantiene la tradizione di famiglia, dato che intrattiene relazioni di mecenatismo con alcuni degli autori considerati più importanti dell'epoca, dalle quali collaborazioni nascono alcune delle più importanti opere prodotte proprio in quel periodo. Basti pensare all'opera del poeta trobadorico Bernard de Ventadour, oppure alle leggende del ceppo arturiano di Chevrien de Troyes, per poi arrivare infine al De Amore di Andrea Cappellano. A questo proposito è importante anche introdurre quello che è stato il Tribunale d'Amore. Questo è stato istituito per mano di Eleonora d'Aquitania e la figlia Maria di Champagne, in cui vediamo riprendere i concetti e i presupposti di un vero e proprio tribunale che vengono applicati ad un nuovo contesto, ovvero la corte, dove si era soliti disquisire delle tematiche d'amore e delle problematiche relative a questo sentimento, riprendendo anche quelli che erano i concetti della corrente letteraria del Finamur. Infine, il personaggio di Eleonora appare anche nell'History Play di William Shakespeare, il King John, come personaggio secondario, ma che si rivelerà poi di estrema importanza per la risoluzione del conflitto che si viene a creare. Difatti, l'opera tratta della problematica che sorge a seguito della dipartita dell'allora re d'Inghilterra, Riccardo I, passato alla storia come Riccardo Cuor di Leone. Infatti, questo muore senza lasciare legittime eredi. A questo proposito si presentano a reclamare il titolo due personaggi considerati legittimi. Uno è il fratello di Riccardo e figlio di Eleonora, Giovanni, passato alla storia come Giovanni senza terra, il quale è stato designato del titolo per diritto legale, in quanto è stato designato per l'appunto dal re morente. Dall'altra parte si presenta a reclamare il titolo
per Ius Sanguinis Arturo, duca di Bretagna, insieme alla madre Costanza, supportato da tutta la corte di Francia. Ma quello che importa è come Shakespeare ci presenta questo personaggio, quasi in una relazione parodizzando la relazione che questa ha con il figlio Giovanni. Infatti vediamo che viene presentata come una persona estremamente carismatica, rispettata, la quale è talmente offuscata dal proprio desiderio, dalla propria sete di poter mantenere la propria importanza, il proprio potere e lo status di regina madre, tanto che non si riesce ad accorgere dei limiti effettivi che ha il figlio ed è offuscata da non riconoscere neanche quanto questi sia inadatto a ricoprire il titolo di re. Ma ciò che conta, il vero dramma che si crea all'interno dell'opera, è il dramma interiore e psicologico che si sviluppa tra Conscience e Commodity e che colpisce la regina Leonora. Infatti la Conscience rappresenta la coscienza, ovvero il decidere di perseguire una strada retta e corretta. E vedrete, questa è rappresentata da Eleonora, la quale riconosce che il figlio non ha più diritto degli altri a voler ricoprire la carica, però vedremo che la commodity, ovvero la convenienza della strada più semplice, non sempre moralmente corretta, al fine di poter vedere avverare i propri desideri, i propri sogni, prenderà il sopravvento. Infatti deciderà Eleonora di aiutare il figlio a conseguire il titolo al fine di poter mantenere il proprio status. Questo è visibile anche citando le sue parole, che si trovano in 1.1 ai versi 40-43, «Your strong possession much more than your right, or else it must go wrong with you and me. So much my conscience whispers in your ear, which none but God and you and I shall hear». L'opera termina con la ripartita di Eleonora e il riconoscimento del legittimo erede al trono d'Inghilterra che si ritrova in Enrico, figlio di Giovanni, il quale finora è rimasto assente la narrazione. Il personaggio di Eleonora è un personaggio che può essere letto in tantissime chiavi diverse, estremamente complesso, che queste chiavi possono essere dalla più positiva alla più negativa, ma ciò che conta è che una donna, in un periodo quale è stato il Medioevo, così intriso di misoginia e patriarcato, è riuscita ad imporsi con valore e con coraggio, dimostrando che una donna può arrivare ad ottenere il potere e a fare grandi cose, e questo è visibile anche dal suo vasto patrimonio culturale. Bene, adesso possiamo applicare questo cambiamento. Certo. No? Vale. No, la domanda era in inglese, mi aveva detto la professoressa. Sì, sì, esatto. E vorrei infatti che, appunto, in lingua inglese. Oh, mi scusi. Segui pure, Italia. Non mi state sentendo? Sì, sì. Ok. Vorrei infatti che in inglese ci spiegasse un pochino meglio, collegandosi come ha appena fatto con il testo, per spiegare ancora più in profondità come Shakespeare abbia utilizzato questo personaggio, che cosa, perché l'ha scelto e perché ha dato tanta importanza a questo personaggio, che come lei dice è un personaggio secondario, però risulta essere protagonista, anche perché nel King John ci sono tanti personaggi secondari che però ognuno in qualche modo, no, è un po' è protagonista del suo filone. E, ci dia un po' di più di esempi di questo. Ok, posso rispondere in lingua? Okay. Sì, assolutamente. As we could see from a brief introduction from The King John by William Shakespeare, it is easy to affirm that the author comes up with multiple innovations as far as female roles are concerned. In fact, for the first time, the author is able and enables the woman character to have a voice, to express themselves, and to demonstrate that their point of view is just as equal as men's. And also their action for the first time are able to contribute to the development of the story. As far as Eleanor's character is concerned in The King John by William Shakespeare, we can affirm that the author provides this character with a clear, sharp, and individualized personality, which is extremely important for the resolution of the conflict. In fact, she is not given the same political prerogatives which were given to the other female characters who appears in the other history plays. In fact, the French woman who appears in the other history plays are given these political prerogatives in order to ridiculize them. But Eleanor, thanks to her multi-year queenship, is not assuming or pretending to fake them. In fact, she is considered as a proud and unwavering queen, who
whose aim is the sake of her country. Moreover, she also oversteps the patriarchal sovereignty of British Kingdom. Despite her dishonesty, Eleanor, due to, to the affection of the conscience and commodity dilemma, is the only one able to solve this harsh conflict, due to thanks to her being a tough Machiavellian soldier queen. In addition, she also admits by challenging her son that the fearful bloody issue represented by Constance of Britain and his son Arthur, who came to England in order to claim the British crown, could have been prevented with very easy arguments of love. So Eleanor sometimes assumed a pivotal role, which was considered a male prerogative, and in the term of ruling a country, her son John is extremely fragile because he doesn't have the right skill for ruling a country. In addition to prove evidence, I would like to introduce an example from the text, which can be found in the incipit of the play, in which Eleanor enters first, a woman enters first, followed by two men, who are respectively her son King John and French ambassador Chatillon. Later in the narration, Chatillon tried to assume that the British crown was borrowed, that means usurped, and Eleanor, without blinking eye, put Chatillon back to his place. I also assume that the character of Eleanor must be a simulacrum of the Queen Elizabeth I, because the play was written around 1590, so during the Golden Age era, as to homage the Queen Elizabeth I, who was the woman who defied and challenged the convention of her time, leading the country to its best. Finally, I would like to introduce another literary example, which can be found in the romantic novel by Charlotte Bronte, Jane Eyre, in which Jane is able and becomes aware of the oppressiveness of the Victorian patriarchal society, in which women were seen compliant, suppliant, and the angel of the house, which is not farther from the idea of woman we had during the Middle Age. So both Eleanor and Jane demonstrate that the strong will, industriousness, self-reliance are necessary in order to overcome the backward-looking mentality people had in their time, and that a strong voice can also always pay back. Bene. Grazie a voi. Grazie a lei. Non so se la relatrice ha qualche altra domanda o se la hanno le colleghe della commissione. No, per me va bene benissimo così. Allora sì. Vi prego di accomodarvi e fra poco la richiamiamo. Ilaria, ti chiamiamo al telefono. Sì.
Grazie, molte grazie. Credo che lei si debba alzare comunque in piedi, credo. No, ma guardi, è tutto un cerimoniale particolare, quindi a volte solo il presidente, altre volte l'intera commissione, un disastro. Allora, signora Aleida Del Moro, la commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 97 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa nella classe L11 delle lauree in lingue e culture moderne, con le congratulazioni della commissione. Bene. Congratulazioni, Leida. Vuole salutare la professoressa? Non la sento se sta parlando. Ti sta ringraziando. Grazie ti mille. Sta ringraziando per tutto. Grazie a lei, buon lavoro. Adesso prego. Buongiorno. Ci sono tutti? Sì. Bene. Allora, Camilla D'Alterio discute una tesi che è comunque in armonia, in argomento rispetto alle tesi precedenti. Dal titolo L'evoluzione della maschilità dall'identità di genere all'omofobia. Relatrice la professoressa Francesca Bianchi, a cui cedo senz'altro la parola. Prendo quasi quasi il microfono, sennò forse non sento. Vai. Certo. Grazie. Allora. Organizzi tu la faccenda della parte della risposta in lingua? Non c'è. Lei non si laurea in lingue? Sì, però non ho fatto la parte in lingue. È obbligatorio, quindi a un certo punto, anche la parte finale. Esatto. Anche la parte finale o quella iniziale a sua scelta, lei chiude una lingua diversa dall'italiano. Okay. Va bene? Okay. Perfetto. Io lo dico a malincuore, però. Va bene. Allora, Camilla ha svolto una tesi appunto sull'argomento dell'identità di genere, è un tema che ha scelto personalmente, individualmente, è un tema che le è caro e diciamo la curiosità e l'interesse per un tema come questo è stato soprattutto legato all'idea di approfondire come è cambiato il concetto di genere, come si sono trasformate le identità di genere, come soprattutto è cambiata l'identità maschile. Questo è un aspetto, fra l'altro, interessante perché anche nell'ambito del dibattito scientifico si parla molto dell'identità di genere femminile, si parla meno dell'identità maschile, quindi è un tema su cui in realtà adesso ci sono anche studi, ovviamente più in ambito straniero che nel nostro paese, però è un tema che comincia a essere indagato anche con ricerche empiriche piuttosto interessanti. La tesi è una tesi che è stata organizzata con una parte più teorica di ricostruzione appunto del dibattito scientifico, quindi è un po' l'idea anche di fare il punto su quello che è la situazione, su quelli che sono gli studi, su quello che ad oggi, ma ha previsto una parte di analisi empirica, cercando appunto di realizzare uno studio qualitativo con delle interviste
direi che sono anche interviste un numero esiguo, sono 5 interviste, però sono interviste in profondità effettuate a testimoni privilegiati che appunto per il tipo di ruolo, professione che svolgono sono particolarmente importanti nel poter anche contribuire a quello che appunto è la riflessione sull'identità di genere maschile. Io mi taccio, ma invito Camilla a ricostruire naturalmente in modo sintetico soprattutto gli aspetti anche un po' più rilevanti e anche un po' più originali che hai cercato di portare con il tuo lavoro di tesi. Grazie. Va bene, allora, come ha introdotto la professoressa, nel mio lavoro ho deciso di trattare dell'evoluzione della maschilità, passando quindi per l'identità di genere, gli stereotipi, l'omosessualità e l'omofobia, per poi concludere con un'intervista di tipo qualitativo a 5 testimoni privilegiati. Quando si parla di identità di genere, si intende appunto tutti quei comportamenti che vengono associati rispettivamente al maschile e al femminile, e che quindi vanno a creare dei ruoli fin dall'antichità, come per esempio la donna sta a casa a badare ai bambini, mentre invece l'uomo va a lavorare. Bisogna però distinguere il termine genere dal termine sesso. Infatti per sesso si intende la natura biologica della persona, quindi rispettivamente pene e vagina. Elisabetta Ruspini, autrice del libro Identità di genere, che ho molto trattato all'interno del mio elaborato, infatti va a specificare che tutte le agenzie di socializzazione partecipano alla costruzione di queste identità di genere, sia private che pubbliche: la famiglia, la scuola, i mezzi di comunicazione, fino addirittura alla chiesa. Per quanto riguarda l'ambito della ricerca, ho approfondito i Women Studies e i Men Studies. I Women Studies sono stati i primi studi di genere femminili che hanno portato alla luce quanto effettivamente siano presenti gli squilibri di genere all'interno della nostra società. Per quanto riguarda i Men Studies, si nascono negli Stati Uniti e diciamo iniziano dalle prime rivoluzioni universitarie fino ad arrivare alla guerra del Vietnam. I Men Studies si dividono in due parti: il movimento mitopoietico e i Promise Keepers, che sono appunto degli estremisti cattolici che volevano innalzare la maschilità, dando la colpa sia alla rivoluzione industriale che al femminismo, per appunto aver diciamo portato alla luce la parte peggiore dell'essere maschile. Mentre invece dall'altra parte proviamo l'area pro-feminist, un'area puramente di sinistra, che invece voleva distruggere questa mascolinità tossica, annullando quindi l'idea dei ruoli di genere, affermando appunto che maschi non si nasce ma lo si diventa. Effettivamente il vero uomo che noi conosciamo come appunto prima persona è nostro padre, il primo uomo che teoricamente dovrebbe accompagnarci durante la nostra crescita. Però diciamo che col tempo questa idea del padre padrone ha cominciato diciamo a sentirsi minacciata dalle prime ondate femministe che hanno appunto iniziato diciamo a infiltrarsi nella sfera maschile. Quindi l'uomo ha deciso di evolversi, di aprirsi, mostrando quindi segno di coraggio, e adattarsi appunto a quello che era il cambiamento, andando quindi a decostruire quello che era lo stereotipo maschile per eccellenza. Lo stereotipo è un'idea di solito molto rigida, che si va a pensare riguardo un concetto, una persona, un oggetto, anche un evento, qualsiasi cosa. E infatti per quanto riguarda gli stereotipi maschili e femminili è stata condotta una ricerca da Broverman negli Stati Uniti nel 1972 che ha portato alla luce quanto effettivamente il maschio era stato dipinto diversamente dalla donna, dicendo che appunto il maschio non doveva avere sentimenti, doveva dedicarsi al piacere, doveva essere amante della fisica e della matematica, non doveva curarsi degli altri, doveva essere indipendente sia economicamente che a livello emotivo, mentre invece la donna era considerata colei che doveva essere sempre molto affettuosa, ingenua, che si doveva dedicare a così via. Questi stereotipi, diciamo, ci vengono inculcati fin dai tempi della scuola, perché appunto il bambino maschio viene molto spesso indirizzato verso il distacco emotivo ed economico, al contrario invece della donna. Anche a livello lessicale ci vengono inculcati degli stereotipi, per esempio quante volte abbiamo sentito dire fai il maschio, non fare la femminuccia, perché invece non dire fai la donna. Posso interromperlo un attimo, le posso dire che purtroppo questa cosa continua anche per filoni sotterranei. Per esempio, se uno legge la fraseologia e anche i contenuti degli esercizi, delle grammatiche, io mi limito a quelle d'italiano perché quelle sono, come lei sa, il mio lavoro, sì. Lei trova che puntualmente, se uno deve presentare il presente indicativo, c'è il papà, anzi il babbo, perché deve essere per forza babbo, che legge il giornale
è la mamma che stira o lava i panni, sì. Prego. Infatti questa maschilità viene inculcata, diciamo, nella testa del bambino fin dalla scuola, però questa maschilità tra l'Ottocento e il Novecento ha dovuto affrontare delle tensioni per appunto anche l'entrata in gioco delle femministe. Per esempio, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, appunto il maschio, diciamo, ha cercato di ricostruire quell'ordine gerarchico, mettendo quindi la donna al secondo posto, se non anche più basso, e rispettando quello che era l'ideale del soldato e del guerriero durante la Prima Guerra Mondiale. Invece, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le prime ondate femministe, le prime rivolte, nasce l'ideale dell'uomo moderno, quindi l'uomo che rispetto alle generazioni passate era molto più tollerante e aperto nei confronti appunto dell'idea della donna. Quindi il virilismo semplicemente non scomparì, ma decise di evolversi insieme alla società. Quello che va invece completamente al contrario del virilismo dalla società occidentale e moderna è l'omosessuale, così come viene definito anche da Sandro Bellassai, autore che ho esposto all'interno dell'elaborato. L'omosessuale viene definito come molto simile alla donna. Infatti, fin da piccoli, i gruppi composti soprattutto da maschi operano come una sorta di polizia di genere. Quindi praticamente loro danno il permesso agli altri maschi di poter entrare nel gruppo, però a patto che rispettino un certo livello di maschilità e di virilità. Questo cosa va a creare? Va a creare che l'eterosessuale va in crisi di fronte ad un comportamento che non rispecchia quello della sua eterosessualità, quindi sfocia molto spesso in omofobia. L'omofobia può essere sia verbale che fisica e può essere di due modi. L'omofobia sociale, ovvero che è un insieme di sentimenti che possono essere ansia, disgusto, paura nei confronti appunto del diverso, dell'omosessuale, mentre invece l'omofobia sociale interiorizzata è l'accettazione passiva del diverso. Nell'ultimo capitolo, quindi, ho deciso di svolgere questa ricerca, questa intervista, a 5 testimoni privilegiati, ovvero 2 docenti di sociologia, un attivista in ambito LGBT, una sessuologa e un'esperta in processo in ambito socioeducativo. Diciamo che le risposte degli intervistati sono state molto simili tra di loro, più o meno avevano lo stesso pensiero. Per quanto riguarda i ruoli di genere, tutti hanno esposto il fatto che comunque esistono ancora, sono molto pesanti i ruoli di genere, ma sono molto meno severi rispetto al passato, anche perché con la nascita di nuove identità di genere, come per esempio il bisessuale, il transgender, la sex, il no sex, diciamo, la mentalità comunque della società sta cominciando ad evolversi. E anche loro non hanno, diciamo, saputo rispondere molto bene a cosa sia veramente un vero uomo. Diciamo che il vero uomo non dovrebbe scheccare, come hanno riferito, ovvero non dovrebbe quindi esporre atteggiamenti che possano rimandare all'omosessualità. L'uomo deve essere sempre colui che prende l'iniziativa, anche a livello sessuale, deve essere sempre quello più aggressivo, anche che parla di sessualità in modo spinto, per esempio. Invece per quanto riguarda i cambiamenti che ci sono stati nel mondo della maschilità, non sono dipesi solamente dall'industria e dal femminismo, ma anche a livello politico, perché per esempio si è passati dall'idea del padre padrone all'idea liberale dell'uomo, a livello lavorativo, perché appunto in passato per forza di cose si andavano a creare diversi tipi di uomini a livello caratteriale, colui che lavorava a corte, quindi svolgeva un lavoro intellettuale, mentre colui che per esempio letteralmente si doveva sporcare le mani nella terra, quindi per forza di cose si andavano a creare due comportamenti diversi. Camilla, ti interrompo perché potresti appunto terminare la ricostruzione, la presentazione del tuo lavoro di tesi passando appunto all'inglese, magari potresti fare un riferimento a quello che rispetto al cambiamento, alla trasformazione, quello che invece resta in termini di vincolo, di freno, no? Rispetto anche di vincolo, di freno rispetto a quello che è un cambiamento, che comunque è un processo di trasformazione anche dell'identità di genere, cosa invece resta di ancora fortemente vincolante. Mi riferisco soprattutto a quelle parti delle interviste in cui si parla, per esempio, no, della differenza di comportamento e anche di sviluppo di stereotipi e pregiudizi da parte, per esempio, della popolazione giovanile. Ecco, se ci puoi dire qualcosa su questo. In inglese? Sì. Ok. For example, the interviewers told that the stereotypes nowadays are really strong.
For example, the homophobic attacks depends a lot from the young people, because they have to demonstrate their heterosexuality. So they try to act like men, and they have to demonstrate by, for example, violence and by violence the that they are real men, and that they are real men, and in fact, for protecting people like the homosexual, the society had created, for example, LGBT associations and LGBT pubs, because when the homosexual does the coming out, they have to feel more more safe in those pubs where they can. They can show their real identity without fear of the homophobic people. Ok. E per quanto riguarda gli stereotipi a livello omosessuale, anche gli intervistati appunto hanno esposto che il primo stereotipo più importante è quello che l'omosessuale viene definito donna. Oppure che in una coppia di solito si chiede sempre chi fa la femmina o chi sta sopra, oppure addirittura sono stati definiti anche venditori di malattie, perché l'omosessuale è più, diciamo, propenso a contrarre per esempio l'HIV, viene anche definito promiscuo, quindi sia a livello genitoriale che a livello di coppia lui non potrebbe mantenere una relazione. Adesso lo stanno dicendo anche del vaiolo delle anche. E quindi grazie a questa ricerca mi sono resa conto di quanto effettivamente nel nostro mondo sia ancora presente tanti luoghi comuni, tanti stereotipi che purtroppo si vanno a inculcare nella testa della gente e sono difficili da smantellare. Quindi secondo me un importante obiettivo sarebbe quello di dare ad ogni individuo la libertà di poter crescere e formarsi come meglio preferisce, senza rispettare nessuna aspettativa della società. D'accordo, molte grazie. Ci sono altre... Purtroppo sì, con l'IDL Zan. Ah, certo. Con l'IDL Zan l'hanno proibita. Sì, sì, sì. Sì. Esatto. Bene. Allora, grazie. Grazie. Prego lei e il pubblico di accomodarsi fuori. La richiamiamo a breve.
No, è in piedi. Loro possono sedersi tranquillamente. Allora, signora Camilla D'Alterio, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 96 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa nella classe L11 delle lauree in lingue e culture moderne. Congratulazioni. Bene. Silvia, te la faccio fare. Grazie, io torno un po' di minuti, 6 minuti. Ilaria, se vuoi, ti puoi collegare. Ah, sì. Cioè, Ilaria, volevo salutarvi, allora, salutarvi perché tutti hanno detto che io ho fatto gli scongiuri. Facciamo così. Io ho fatto... Gentili. Buongiorno, prego. Grazie. Buongiorno, accomodatevi. Buongiorno. Bene, benvenuti e benvenute. Diamo inizio alla discussione dell'elaborato finale della candidata Eleonora Gentilini, la quale discute una tesi in didattica delle lingue moderne dal titolo Integrazione Intercultura, la comunità cinese in Toscana. Quando io avevo l'insegnamento di glottodidattica, per questo è il relatore, la sottoscritta. Bene, allora... darei direttamente la parola alla candidata se può illustrare alla Commissione il lavoro svolto. Se mi ricordo bene, lei aveva chiesto di iniziare in lingua inglese e poi possibile. A un certo punto certo, passerà in italiano. Prego, grazie. Nowadays, the increase in migratory flows and globalization has led to more and more exchanges and contacts among different cultures. In this scenario, it's fundamental to promote a pedagogical intercultural approach based on diversity and inclusion of culture. Intercultural means not only get in touch with different cultures of our society, but it also means educating people to respect and value the human being. In my thesis, I focus on the Chinese community in Tuscany. In particular, I analyze the ones of Prato and Florence, which represent examples of integration. Quindi il processo di globalizzazione ha permesso a popoli con valori e tradizioni molto differenti di incontrarsi e di interagire tra di loro. In questo nuovo contesto, in questa nuova realtà, la scuola ha un compito fondamentale, che è quello appunto di favorire l'integrazione attraverso offerte formative e strategie didattiche che promuovano inclusione e accoglienza. Gli obiettivi fondamentali di un'educazione interculturale sono innanzitutto scoprire e rafforzare la diversità culturale di tutti. L'identità culturale di tutti. Riconoscere ed essere riconosciuti nella propria diversità e riconoscere la diversità come una risorsa da valorizzare. Inoltre abbattere tutti quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi che limitano la comunicazione e l'interazione con gli altri. Quando usiamo il concetto interculturale, però, dobbiamo stare attenti, perché è un concetto che molto spesso viene usato in maniera impropria e viene confuso con altri termini, come ad esempio multiculturale e transculturale. Quando parliamo appunto di approccio
trasculturale ci riferiamo a un tipo di approccio che si focalizza non su ciò che divide, ma su ciò che unisce. Quindi si focalizza su tutti gli elementi universali comuni a tutti gli esseri umani, e comuni a tutti gli esseri umani e a tutte le culture. Per quanto riguarda invece l'approccio multiculturale, è un approccio che si basa sulle differenze degli usi e dei costumi, delle lingue e delle tradizioni. Qual è però il limite di questo approccio? Il limite di questo approccio è che vede la cultura in maniera statica e offre interventi di tipo prettamente descrittivo. Alla luce di questo è evidente come l'approccio interculturale risulti una vera e propria rivoluzione, perché concetti come identità e cultura non sono più visti in maniera statica, ma sono visti in maniera dinamica e quindi in continua evoluzione. Però a parte allora questo sfondo, sì, che è ovviamente di grande interesse, ma siccome io sono sperimentale, concentriamoci, sì, invece sull'aspetto, sì, originale, okay, del lavoro, ovvero, sì, sulla descrizione di un sapere informale che è stato veicolato, sì, da un ex preside, no? Sì. Perché si è scelto di lavorare su un'intervista con un ex preside in un contesto socialmente e culturalmente così particolare, quale, sì, quello della Piana Fiorentina. Allora, infatti io nella mia tesi, come ho detto in precedenza, mi sono concentrata su due realtà che sono Firenze e Prato. Per quanto riguarda appunto Prato, ho scelto appunto di focalizzarmi su Prato per la grande presenza di cittadini cinesi e perché comunque la comunità di Prato può essere vista proprio come un microcosmo al cui interno sono presenti tutti, sono presenti derivanti da una società sempre più multiculturale. E poi mi sono concentrata appunto su Firenze, in particolare San Donnino. San Donnino è una frazione del comune di Campi Bisenzio, appunto caratterizzata da una forte presenza di alunni, di studenti cinesi. Di particolare importanza per capire questo contesto è la testimonianza di Mauro Sbordoni. Mauro Sbordoni è stato dirigente scolastico nella scuola di San Donnino, e attraverso la sua testimonianza, attraverso la sua intervista, ci presenta il processo di integrazione adottato proprio dalla scuola. Sbordoni descrive appunto la scuola di San Donnino come una scuola caratterizzata da una forte presenza di alunni, di studenti cinesi. Per capire, in una classe di 20 studenti, 10 studenti erano cinesi. Quindi le opzioni erano due: o creare delle classi con soltanto alunni cinesi, oppure creare delle classi miste. E a San Donnino si decise di creare delle classi miste. Il processo di integrazione aveva inizio. Dia qualche informazione temporale, in che anni siamo? Siamo negli anni 90. Negli anni 90, quando ancora questi temi, sì, non erano così al centro. Non erano al centro, no. Siamo negli anni 90. Del ministero, ecco. Sì. E quindi lui spiega che il processo di integrazione appunto adottato dalla scuola iniziava con innanzitutto la scelta della classe. Come veniva individuata la classe? La classe veniva individuata in base a due parametri, che erano la scolarizzazione pregressa e l'età. Una volta individuati questi parametri, l'alunno veniva inserito nella classe. E fondamentale in questo momento era la presenza del mediatore linguistico culturale, che in quegli anni era la professoressa Maria Amodeo. Per l'appunto, una persona a caso che in quegli anni faceva appunto lavoro sul campo, proprio in quelle scuole che ora definiremmo di frontiera. Sì, era Maria Amodeo. E appunto la presenza del mediatore linguistico interculturale era fondamentale, perché comunque era un ponte, faceva da ponte tra lo studente e la scuola, ma anche tra la famiglia e la scuola. E infatti... Sì, sì, proprio sì, sì. E soprattutto Sbordoni mette anche in evidenza, parla appunto dell'importanza di creare un ambiente armonioso all'interno della scuola. La scuola deve essere un ambiente che accolga tutti e che non lascia indietro nessuno. Il territorio oggetto della mia analisi, quindi Prato e Firenze, è stato anche analizzato da un punto di vista sociolinguistico. Nel 2018 è stata fatta una ricerca su due scuole di Prato e una scuola di Firenze, in cui appunto si è indagato sugli aspetti, sugli atteggiamenti pregiudizievoli nei confronti dell'accento cinese. In questo esperimento sono stati coinvolti sia i professori, quindi gli insegnanti, sia gli studenti. Quello che è emerso da questa ricerca è stato innanzitutto che
A livello esplicito, i professori, gli insegnanti considerano l'accento cinese come un qualcosa di positivo, quindi qualcosa che arricchisce l'ambiente scolastico. Ma a livello implicito, favoriscono comunque l'italiano standard rispetto a quello con accento cinese. Un altro dato che è emerso, un altro risultato, è stato la sensazione di inadeguatezza dichiarata dagli insegnanti, che non si sentono abbastanza pronti per appunto preparare i ragazzi a una società culturale. Inoltre, per quanto riguarda il punto di vista degli studenti, è emersa un'assenza di pregiudizi nei confronti degli studenti non nativi, ed è inoltre emerso che più una scuola è multiculturale e più il clima è ovviamente positivo tra gli studenti non nativi. Quindi in conclusione cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'approccio interculturale è, da un punto di vista culturale e civile, ancora prima che pedagogico, l'unica via, l'unica opzione per un reciproco arricchimento personale. Certo. Lei non ha detto alla commissione che ha fatto un tirocinio in Cina. Giusto. Che forse è stato uno dei punti, come dire, dei motori scatenanti l'interesse, sì, verso, giusto, questo tipo, grazie, di ricerca. Sì. Sì, in realtà il motivo principale della mia tesi è stato proprio questo tirocinio che ho fatto in Cina nel 2019, dove ho insegnato comunque, sì, ho insegnato lingua e cultura italiana. Sì, ho provato in una scuola superiore, sì, Waziao Institute di Wenzhou, e mi sono trovata veramente bene, mi sono sentita accolta, questa è la cosa che mi è rimasta, proprio in una realtà apparentemente diversa, no? Anche una cultura apparentemente diversa dalla mia, e mi sono sentita sempre a casa, non mi sono mai sentita lontana. Bene, grazie. Grazie. Vi preghiamo di uscire qualche minuto e poi vi richiameremo per la proclamazione. Grazie. Prego. Signora Eleonora Gentilini, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 95 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico Rettore, la proclamiamo, in nome della legge, dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale d'impresa nella classe L11, classe delle lauree in lingue e culture moderne.
Congratulazioni, auguri, buoni festeggiamenti. Arrivederci. Arrivederci. Allora. Sì, sì, è acceso. Buongiorno, benvenuti e benvenuti, accomodatevi. Sì. Prego. Bene. Benvenuti alla discussione. Grazie. Per il candidato Vincenzo Pezzano, il quale presenta un elaborato dal titolo Il manoscritto Firenze Museo della Scienza 8, saggio di trascrizione, elaborato in filologia e linguistica romanza, docente relatore è la professoressa Brancato, Vittoria Brancato, a cui cedo la parola. Grazie. Allora, presento in modo molto rapido il lavoro di Vincenzo Pezzano, per poi lasciare a lui il compito di illustrare la tesi più nel dettaglio. Con Vincenzo abbiamo scelto di studiare un manoscritto di fine XIV secolo, un manoscritto che è conservato a Firenze al Museo della Scienza, che è una sorta di enciclopedia dedicata al mondo naturale, è un testo anonimo, allestito verosimilmente a Firenze. Il manoscritto non è sconosciuto perché c'era già un lavoro di descrizione, una sorta di lavoro introduttivo di Antonio Lupis del 2005, lavoro che doveva essere preparatorio a un'edizione complessiva del manoscritto che però poi non è stata realizzata. E Lupis offriva appunto una descrizione fisica e anche linguistica del manoscritto e aveva fatto una serie di trascrizioni di alcuni fogli, del manoscritto che contenevano dei trattatelli, possiamo così dire, su animali o pietre preziose. Il lavoro di Vincenzo è in parte un lavoro compilativo, perché ha riassunto un po' lo stato dell'arte su cosa si sa di questo manoscritto, però secondo me la parte veramente importante è quella empirica, perché Vincenzo è andato a consultarsi il manoscritto direttamente, che è una cosa secondo me non scontata per un corso di laurea triennale. Sì, infatti era proprio, il lavoro era pensato in questo modo. Il testo, diciamo, da un punto di vista stilistico, letterario, non è straordinario, però penso abbia permesso a Vincenzo di farsi un po' le ossa con il manoscritto, che cosa c'è dietro il mondo della trasmissione dei testi nel Medioevo, che cos'è un manoscritto, e capire un po' anche qual è il problema di trascrivere da un manoscritto, quindi il problema delle grafie, della lingua, eccetera. E Vincenzo appunto offre in questa tesi un saggio di trascrizione, che si è preso una serie di fogli dal manoscritto con degli animali, con racconto insomma delle nature degli animali, particolarmente carini, direi, che ha scelto lui, e quindi niente, lascerei a lui direttamente la parola per raccontarci un po' come si è svolto il suo lavoro. Allora, come ha detto la professoressa Brancato, il mio lavoro ha come oggetto l'analisi del manoscritto Animali e loro natura, e in particolare ho posto l'attenzione sul saggio di trascrizione di alcuni animali. È conservato nel Museo delle Tecniche e delle Scienze Galileo Galilei di Firenze. Ho potuto anche visionare questo codice dal vivo per poter avere anche un'idea chiara di quello che è un manoscritto e poterlo anche analizzare dal vivo. E in particolare ho cercato di porre l'attenzione sulla descrizione
di alcuni animali, di cui poi alcuni ne ho trascritti nella mia tesi, tra cui l'unicorno, l'elefante e il castoro, lepre, lupo e cavallo. Ho cercato di porre attenzione su come questi animali venissero visti per l'uomo medievale, che aveva una concezione diversa per l'animale, essendo comunque visto come sacro, tanto è che ogni animale aveva una caratteristica allegorica diversa. Ad esempio l'unicorno si pensava che avesse un corno che purificava le acque, insomma, quindi c'erano leggende secondo le quali alcuni animali aspettavano l'unicorno per potersi abbeverare in quella pozza di acqua, proprio per aspettare che l'unicorno purificasse quella pozza d'acqua, così come ad esempio l'elefante stava a rappresentare il coraggio e la forza, mentre ad oggi tipo l'elefante comunque viene visto come un animale ingombrante, non come un animale che comunque ispiri temperanza. O ad esempio il castoro, che invece si pensava che per l'appunto i suoi genitali avessero dei poteri curativi. E quindi ho cercato di porre l'attenzione nella mia tesi, nei primi capitoli, proprio su questa descrizione degli animali. In seguito, nel secondo capitolo, ho dedicato la mia attenzione per l'appunto alla trascrizione di questi animali. In primis ho posto le norme di trascrizione, nelle quali per l'appunto ho esposto che ho mantenuto gli usi grafici del copista. Ad esempio spesso si ritrovava il nesso NM, che invece rappresentava il nesso MM, la geminata MM, quindi ho rispettato questi usi grafici del copista. E tanti altri, come ad esempio i nessi come CE, GE, SCE, che stavano a rappresentare i nessi CE, GE, SCE e così via. E per queste trascrizioni ho utilizzato un tipo di una soluzione di tipo semi-interpretativo, nel senso ho introdotto segni di punteggiatura, maiuscole, minuscole, suddivisione in paragrafi, la distinzio, quindi la suddivisione delle parole, proprio perché vi era un tipo di grafia, insomma, che vi era una scriptio continua, quindi le parole risultavano essere tutte attaccate. Infatti, grazie alla professoressa, talvolta sono riuscito poi a risolvere dei passi che per me erano un po' incomprensibili delle volte, a causa anche di eventuali logorazioni del manoscritto. E dopo questo saggio di trascrizione ho proseguito per l'appunto con il commento linguistico, nel quale per l'appunto ho messo in chiaro tutte le scelte linguistiche dette poc'anzi e altre, come ad esempio l'utilizzo dell'H ornamentale. Spesso ad esempio troviamo l'H in parole dove non andrebbe, ad esempio unicorno, quindi un CH orno o cavretto e così via. E quindi insomma ho cercato di dare spazio a questo saggio di trascrizione, che per l'appunto l'ho ritenuto interessante proprio per cercare di immedesimarmi un po' di più in questo lavoro di analisi del manoscritto, di cui spesso abbiamo parlato col professor Ricci in classe durante il corso di filologia romanza, e cercando di capire come fosse trascrivere un qualcosa scritto secoli prima in una grafia totalmente diversa da quella che spesso viene utilizzata, sì, prego. Che spesso viene utilizzata, insomma, al giorno d'oggi. Certo. Una domanda? Certo. Ho visto altra cosa inconsueta. Sì. No, grazie. Grazie. Ho visto altra cosa inconsueta, che lei ha citato anche il tesoro della lingua italiana delle origini. Sì, io... Bene, quindi questo. Per caso le è capitato di poter fare qualche retrodatazione? No. Come non detto. Non ci siamo. Come non detto. Beh, sarebbe stato divertente. Sì, è stato un bel lavoro. Ho potuto, insomma, prendere conoscenza di molti termini e molte terminologie, insomma, a me sconosciute o comunque di cui conoscevo solo l'esistenza senza però nel dettaglio. Anche su, appunto, il professore ha citato il Clio, proprio sì. per conoscere anche questi strumenti che altrimenti, insomma, uno non incontra poi
di normale. E niente, io aggiungo soltanto che c'è questa piccola parte da svolgere in lingua e quindi le chiedo di se ci racconta, insomma, quali sono le difficoltà che ha incontrato nella grafia del copista. Okay. Che tipo di che grafia si tratta, perché un dettaglio da poco che non ho aggiunto è che la grafia non è semplicissima, cioè siamo andati a scegliere anche un manoscritto, insomma, non proprio in littera textualis, quindi banale, ma ha una grafia un po' particolare, ecco. Ok, it's important to say that sometimes I found difficult to read and copy the animals. In particular, I found difficult the process of handwriting, usually defined as grafia mercantesca, mm-hmm. a documentary italics writing of the 13th and 14th centuries, sometimes hard to decipher. La ringraziamo e le grazie chiediamo a di lei. Uscire un va momento bene. E poi sarete richiamati. Prego. Prego, prego. Signor Vincenzo Pezzano, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 97 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo, in nome della legge, dottore in lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa, nella classe L11, classe delle lauree in lingue e culture moderne. Allora, adesso abbiamo... Arrivederci, Vincenzo, complimenti. Abbiamo... Abbiamo Adriana Savischi, no? Castiglion del Bosco. Quale? Allora, Adriana Savischi. Ah, quella che...
Dai, ragazze. Buongiorno. Buongiorno. Sì, la luce c'è. Devo tenere la mascherina? Sì, giusto? Sì, è acceso. Prego. Va bene, va bene. Accomodatevi pure. Sì. Allora, Adriana Savischi discute una tesi intitolata Castiglion del Bosco su Instagram, analisi delle strategie di traduzione. Relatrice della tesi la professoressa Cirillo, alla quale do senz'altro la parola, invitandola anche a gestire la parte in inglese, fai tutto tu, eh. Allora, grazie. Solo due parole, poi lascio insomma, il campo libero a Adriana, così ci racconta nel dettaglio. Volevo solo dire che questa è una tesi che Adriana ha fatto in grande autonomia e che, diciamo, per introdurla un po', è interessante per almeno due motivi. Uno è che unisce l'esperienza di tirocinio all'esperienza di tesi e poi l'esperienza che poi nel frattempo è diventata anche lavoro. Lavorativa, no? Cioè sì. Il tirocinio si è trasformato poi in lavoro e o sto sbagliando, è sempre sì, questa sì, l'azienda, esatto. Sì, infatti, sì, è presso quella. La quale ha fatto il suo tirocinio curricolare. E quindi, insomma, questo è sicuramente un percorso ideale, no? E poi unisce delle considerazioni relative al marketing e alla comunicazione aziendale insieme a considerazioni relative alla traduzione e nello specifico la traduzione dall'italiano all'inglese, esatto. Che è la cosa che chiaramente mi interessa più da vicino perché ovviamente non sono un'esperta di marketing, però e quindi insomma è una tesi diciamo che mette insieme tutte queste cose. Quindi io le lascio subito la parola, le chiedo di in italiano intanto di presentare un po' questo lavoro, dirci meglio in cosa consiste, come è strutturato e poi magari, così non la interrompo, tanto alla fine le farò domande in inglese, però quella la vediamo dopo, ma magari verso la fine della discussione in italiano si concentra sul discorso del piano editoriale che mi pareva interessante, no? Lei sì. Rispetto al social network di Instagram ha identificato e descritto insomma con dovizia di particolari questi obiettivi, esatto, diversi sì. Che corrispondono a destinatari diciamo diversi o a gruppi diversi, esatto. E ha quindi messo insieme queste considerazioni sul buyer persona e sul lettore modello, quindi appunto marketing e teoria della traduzione, esatto. E allora magari se dopo la parte più generale si sofferma su questo okay. aspetto qui ci illustra meglio insomma cose sì. più tecniche, grazie. Ok. Allora, parto dicendo, come già le ha introdotto, che questa idea del tema della tesi nasce proprio da questo percorso formativo che è iniziato con un tirocinio e poi è diventato lavoro. Lo scopo della tesi è quello di proprio andare ad analizzare l'importanza che le aziende devono dare al social Instagram. Un'azienda che proprio evita di crearsi un profilo su Instagram si taglia fuori una fetta di mercato, oltre che non si espone e non dà un'immagine di se stessa su una piattaforma che ormai è utilizzata da un numero di utenti che possono essere tutti potenziali clienti. Non bisogna però neanche semplicemente considerare che basti il profilo Instagram, perché bisogna avere, come dicevo prima, un piano editoriale, come diceva lei prima, un piano editoriale, esatto, un piano editoriale ben strutturato, perché non basta semplicemente pubblicare sul social una volta ogni tanto, non basta scegliere le foto, ci vuole una strategia comunicativa che poi va applicata attraverso un piano editoriale. E poi bisogna anche però saper misurare i risultati e poi andare a migliorare la propria strategia, il proprio piano editoriale, perché la cosa è che Instagram cambia continuamente, perché è in continuo aggiornamento l'algoritmo di Instagram, e quello che può funzionare oggi e magari portare tanto traffico e tante vendite, dopo un mese, per qualche motivo che neanche si può sapere immediatamente, non funziona più. Quindi bisogna essere comunque in continuo aggiornamento e capire se i dati funzionano o meno. Il lavoro che ho fatto è stato andare innanzitutto ad cercare una base di studi per quanto riguarda marketing e la piattaforma di Instagram, principalmente poi trovati online. E poi mi sono concentrata su studi teorici per quanto riguarda le strategie traduttive e tutti i metodi di traduzione. In seguito ho cercato degli esempi che potessero, diciamo, spiegare al meglio
i temi trattati, quindi proprio scegliendo dei post dal profilo Instagram, e poi è arrivata la stesura. L'elaborato è suddiviso in 3 capitoli. Il primo capitolo analizza Castiglione del Bosco, quindi l'azienda sia a un livello generale, proprio perché per riuscire a comprendere meglio il testo e la traduzione per avere le informazioni base, sia si va ad analizzare la tipologia di comunicazione che l'azienda adotta a livello classico, quindi quello che può essere la propria immagine all'interno di fiere, eventi, sia a livello digitale, quindi tutti i social e tutti i siti e tutte le operazioni che vengono fatte online. Il secondo capitolo invece si concentra proprio sulla comunicazione digitale su Instagram e vado ad analizzare, proprio come diceva lei, gli obiettivi che si possono perseguire su Instagram. Quindi sì, c'è l'obiettivo generale che è quello di farsi conoscere e di lasciare l'immagine dell'azienda, che è poi quella che viene stabilita quando si fa la strategia comunicativa, però poi ogni post a sé ha un determinato obiettivo, perché non è che tutti possano avere lo stesso obiettivo, perché ci sono così tanti modi con i quali gli utenti interagiscono con i post che è quasi impossibile che il post arrivi sempre alle solite persone, e quindi c'è un traffico così grande che per riuscire ad avere nuovi follower oppure a trasformare gli utenti in community ci devono essere strategie diverse che bisogna applicare, ed è per questo che infatti si parla di obiettivo community o obiettivo follower, perché anche in base al quanto si va ad approfondire un tema all'interno della didascalia poi cambia l'interazione dell'utente. Il piano editoriale è proprio fondamentale per questo, perché quando siamo in fase di progettazione dei post si decide quanti post andare a redigere con l'obiettivo follower, l'obiettivo community oppure l'obiettivo vendita, perché se andiamo, faccio un esempio, se andiamo a pubblicare solo post dove il nostro obiettivo è quello di vendere, gli utenti andranno a disiscriversi dalla nostra pagina banalmente, però non è così scontato perché non tutte le aziende lo fanno. Di sì. Questo argomento, perché ha menzionato la didascalia, quindi sì. Spostandoci da considerazioni di marketing e di comunicazione più su questioni testuali e linguistiche, sì. Che tipo di testo è la didascalia? Perché lei lo dice... È un testo particolare. Lo dice infatti, molto bene, secondo me, nella tesi. È un testo particolare perché è difficile poi alla fine trovare un manuale che parli e ti identifichi la didascalia, quindi un po' bisogna cercare noi di identificarlo. Anche perché appunto Instagram, ovviamente, come tutti sanno, è un social basato prevalentemente sulle immagini, esatto. Quindi la didascalia... tra virgolette è il meno, ma in realtà non è così. Non è così, non è così la prima poco importante. Il primo momento, quando l'utente entra su Instagram, vede l'immagine. E quindi è la prima cosa che serve per attirare l'attenzione. Però se vuoi trasformare quell'utente in un follower o comunque in qualcuno che commenti o interagisca con con quel post, c'è bisogno che sotto ci sia scritto qualcosa di interessante e che sia scritto bene. Cioè, che sia diviso... e che abbia una struttura che sia, diciamo, fruibile. Per quanto riguarda, esatto, per quanto riguarda la didascalia, si possono identificare alcune caratteristiche che vengono riprese dai testi tipo di marketing. Infatti spesso vengono utilizzati magari slogan oppure delle frasi che vengono riprese come dei giochi di parole, degli aneddoti. Sono, nella maggior parte dei casi, testi di... che devono suscitare un'emozione, e per questo motivo spesso vengono ripresi personaggi che sono molto importanti per la persona che legge, quindi tipo coinvolgere e utilizzare la parola famiglia, la parola amici, perché devono proprio sentirsi coinvolti. Spesso infatti viene utilizzata anche la parola tu o you, proprio perché è indirizzato e dà proprio mira alla comunicazione diretta. D'altra parte però ci sono anche delle caratteristiche del testo giornalistico, proprio perché se su Instagram si va a scrivere un blocco di testo unico, le persone non lo leggono. Quindi bisogna cercare di dividere il testo in maniera tale che sia ben chiaro. È un po' quello che succede poi nel testo giornalistico, c'è un titolo iniziale, poi i paragrafini sotto. Per quanto riguarda invece una caratteristica che non sono riuscita a trovare in nessun'altra tipologia di testo, è quella della lunghezza, perché... il testo giornalistico è molto più lungo rispetto alla didascalia, ma lo slogan di marketing è molto più corto rispetto alla didascalia, quindi siamo in una via di mezzo. Something in English now. So you can give maybe an example or one or two examples of your you know, the actual posts that you have analyzed.
In one of your in one of the paragraphs of your dissertation, you talk about losses. I mean, sometimes when you translate, something gets lost. Yes. And at the same time, and that's something you also write, there are occasions in which you have to rewrite rather than translate. I mean, rewriting is probably a more appropriate label compared to translating. Yeah. So I was wondering, first of all, if you could give us one or two examples of losses, I mean, what you have found in your work, because you were translating the various posts from Italian into English for this company. And also, as a follow-up from that question, if there were occasions on which you tried to compensate the losses. So what kind of strategies did you apply, if any, okay, to compensate for those losses into the foreign language, into English? Okay. Yes. So when we talk about loss, it's, for example, it can be like when I have to translate some notes, some wine notes into Italian, because it's more always happens that we send our wines to critic, and then they say us the notes, and we have to translate it. Of course, those notes can't be translated, and we can't use all the characteristics and all the details for all the social media or all the platforms. Because, for example, on Instagram, you can't write everything and all the details. But if you don't do so, then maybe the person, the people, don't understand exactly, and also of how the wine tastes, how it smells, and the color. One strategy that I usually apply is the fact that I try to select a picture that best fits the wine, for example. So the so in that way, people can see the color. Of course, this doesn't help with the taste, but this idea came after I ended, because there is also a post on our profile where there is a bottle of wine, and near it there are, for example, like strawberries and the aromas with a picture, so people can see what's inside the wine with a picture and associate, yes. So in that way it's easier. Of course, they can't taste it just by reading, but it's easier. And one example I found particularly interesting is the one where you mention a poem by Pascoli. Yes, so this is, in this example, I decided to rewrite, not to translate, because we are talking about a picture and there is fog on the picture, and I decided to use a stanza of Pascoli. And I thought that maybe English people reading that wouldn't understand the translation. Maybe yes, they would, but they would say, "What's that? I can't. I don't know who is." And I think in Italian people isn't the same, because we studied it at school, we studied it in university. It's somebody that we didn't all know. Ok, per me va bene. Non so se avete allora, curiosità. Se sono altre domande, allora prego lei e pubblico dei presenti di allontanarsi.
Sì, grazie, scusatemi, è complicata la vita. Signora Adriana Savischi, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 102 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale ed impresa nella classe L11 delle lauree in lingue e culture moderne. Rallegramenti. Bene. Allora, se intanto posso chiedere di far entrare la sua collega Simona Vannuzzi. Dunque, è roba vecchia. Grazie. Arriva Simona. Grazie, Francesco. Prego Simona. Buongiorno. Prego, accomodatevi senz'altro. Grazie, sì, sì. Se volete intanto dare uno sguardo a questa corposa tesi. Prego. No, vede che siamo tutti. No, dobbiamo stare tutti così. Allora, Simona Vannuzzi discute con me, quindi passo la parola a me stesso, una tesi intitolata I punti critici dell'italiano contemporaneo in tre grammatiche italiane per stranieri. I punti critici. Allora, concedetemi la libertà di portarvi qui dal Pionta, dove siamo al centro di Roma. Immaginiamo di trovarci da quelle parti, abbiamo bisogno di un biglietto dell'autobus e lo chiediamo alle prime 4-5 persone che stanno passando. Probabilmente, anche se risponderanno tutti la stessa cosa, per esempio, come succede a Roma, che non hanno biglietti, i passanti ci daranno 5 risposte diverse. Non ne ho, non ce ne ho, non ce l'ho, non ce l'ho per evidente influsso della fonetica, della pronuncia dialettale, non ce n'ho. Le alternative potrebbero continuare. Non possiamo certamente dire che ciascuna di queste persone sia ricorsa a una lingua diversa, no, hanno utilizzato diverse varietà, diversi modelli di italiano contemporaneo. Ho fatto questo esempio perché mi serve per ricordare che, appunto, nell'italiano contemporaneo, anzi, negli italiani contemporanei, si registrano diversi elementi di novità, trasformazione e divergenza rispetto alla tipologia morfologica e sintattica dell'italiano standard, così come ancora viene descritto in molte grammatiche italiane destinate ai italofoni. Cito a puro titolo d'esempio, fra questi punti critici, ma poi Simona ti dirà lei, l'alternanza fra passato prossimo e passato remoto, l'uso del dimostrativo codesto, l'alternanza fra indicativo e congiuntivo nelle frasi completive introdotte da che, e poi ce ne sono anche altri. Si tratta di punti nei quali la frizione fra norma e uso è evidente. Come si comportano alcune GIS, cioè alcune grammatiche italiane per stranieri, nei confronti di questi e anche di altri punti critici? Ecco, nella sua tesi Simona si è impegnata a rispondere proprio a questa domanda. Che cosa ha fatto, che cosa abbia fatto, lascio che sia lei a spiegarcelo cedendole senz'altro la parola. Prego Simona. Certo, buongiorno a tutti, grazie per aver passato per questa introduzione. Sì, come si vince dal titolo, il tema principale della mia tesi è l'analisi dei punti critici dell'italiano contemporaneo, ovvero aspetti della lingua che vedono attriso appunto fra norma grammaticale ed uso. È proprio su questi punti critici che si incentrano le maggiori incertezze di chi parla e di chi scrive. Nella tesi cartacea ho analizzato vari punti critici, ma questa mattina ne riporterò principalmente quattro.
e infatti apro la trattazione del mio lavoro con l'analisi del primo punto critico, che è l'uso dei pronomi lui, lei, loro, in funzione di soggetto e terza persona singolare. Oh, però prima Simona ci dica quali GIS, quali grammatiche italiane per stranieri, su quali grammatiche ha lavorato, ecco, e poi riprende da questo punto sicuramente. Io ho analizzato la grammatica italiana di Massimo Palermo e Pietro Trifone, la grammatica italiana per stranieri di Maria Cristina Peccianti e la grammatica della lingua italiana per stranieri di Angela Benincasa e Roberto Tartaglione. Queste sono state le grammatiche analizzate. E riguardo appunto l'uso di lui, lei, loro, partendo dal periodo post-unitario si vede come erano quattro principalmente gli atteggiamenti delle grammatiche, ovvero omissione, censura, ammissione nell'uso familiare e ammissione in determinati contesti. La situazione divenne più complessa anche negli anni successivi, infatti riprendendo la citazione dell'autore Panzini, un autore dell'Ottocento-Novecento, disse che se si consideravano 10 grammatiche, si vedeva come ognuna andava per conto suo. Infatti anche per quanto riguarda la situazione delle grammatiche realizzate dal 1919 al 1968 non c'è ancora un quadro chiaro della situazione, infatti tale uso di questi pronomi veniva accettato o nel linguaggio familiare o in determinati contesti o c'erano anche grammatiche che non ne parlavano o non menzionavano proprio tale uso. Anche questa la stessa situazione si può ritrovare nelle grammatiche realizzate dal 1969 al 2018 con un aspetto in più, ovvero l'uso di tali pronomi nella presentazione e coniugazione del verbo. Ecco, questo è molto importante, perché anche quelle grammatiche, scusi, intervengo su un punto importante, anche le grammatiche che magari ammettono l'uso di lui, lei, loro in funzione di soggetto. Poi però, come sta dicendo Simona, nella presentazione dei quadri flessionali dicono io sono, tu sei, egli è, e Dio ci scampi e liberi da lui e men che meno lei. Prego. Infatti in queste ultime grammatiche, negli ultimi appunto grammatiche, si vede che benché gli autori accettino questo nuovo uso, dall'altra per quanto riguarda la flessione della terza persona singolare e plurale, quindi lui e lei, rifiutano tale uso e ricorrono rigorosamente a utilizzare essi ed egli, appunto. E quindi si vede che per quanto riguarda questo punto non c'è una grammatica che esprimi un criterio chiaro e unico, stabilisca un criterio chiaro e unico per l'uso di questi pronomi sia nello scritto che nel parlato. E per quanto riguarda il secondo punto critico è l'uso di codesto, la presenza di codesto tra i dimostrativi, e oggi principalmente tale uso è maggiore nel parlato in Toscana o nell'uso burocratico, ma partendo dal periodo post-unitario si vede come principalmente tale uso era maggiore nello scritto. Infatti si preferiva ad esempio sostituirlo con questa cosa come locuzione o come pronome, quello. Infatti questo succede anche nelle grammatiche relative al periodo 1919-1968. E benché comunque nelle GIS che succede? Nelle GIS, allora, per quanto riguarda ad esempio Trifone e Palermo, per quanto riguarda codesto, Trifone e Palermo e anche Maria Cristina Peccianti seguono la stessa. Allora, Trifone e Palermo affermano che tale uso infatti è maggiore nella letteratura italiana e nell'italiano parlato in Toscana. Però, appunto parlato in Toscana, il suo uso comunque rimane maggiore nello scritto. E nel parlato infatti si tende a sostituirlo con questa cosa, questo, quello. Sì, d'accordo, ma che cosa fanno le GIS? Questo ci dovrebbe dire adesso. Le GIS che tipo di indicazione danno? Se ne occupano? Sì, Trifone e Palermo e Benincasa e Tartaglione ad esempio fanno parte dei grammatici che non trattano tale punto, insomma. Al contrario di Trifone e Palermo, oppure Maria Cristina Peccianti. Quest'ultima, ad esempio, in un primo momento non ne parla, prende in considerazione solamente questo e quello, e menziona quest'ultimo punto solamente alla fine del capitolo, menzionando codesto tra dimostrativi. Quindi comunque vediamo che c'è sì un uso
moderno, aperto, se vogliamo dire, della lingua, ma allo stesso tempo per quanto riguarda Peccianti rimane un po' ancorata al passato perché certo. Non menziona in un primo momento, non lo mette. Un altro tratto per quanto riguarda è il ciò, ovvero la sostituzione di questo pronome neutro con lo, questo e quello. Ciò, così ci dicono le grammatiche post-unitarie, sin dall'Ottocento è sempre stato relegato principalmente alla letteratura, ovvero quindi all'uso maggiormente scritto rispetto al parlato. E infatti tale contrapposizione scritto-parlato si può ritrovare sia nelle grammatiche del 1919-1968, sia nelle grammatiche del 1969-2018. Nelle GIS, per quanto Trifone e Palermo e le grammatiche di Maria Cristina Peccianti, la grammatica di Maria Cristina Peccianti seguono la stessa, condividono lo stesso pensiero, insomma, affermando che ciò si usa, significa questa cosa, quella cosa, e allo stesso punto si usa maggiormente nello scritto. Solamente Trifone e Palermo aggiungono che ciò nella lingua parlata viene sostituito da questo, quello e lo. E come prima... Benissimo, d'accordo. Adesso per la parte conclusiva, cioè immagini di arrivare alla parte conclusiva, se ce la racconta un po' in inglese. Ok. Oppure riprenda comunque da dove vuole lei, però in inglese. Ok, il quarto punto critico che è l'alternanza. Ok, inizio un attimo la storia. Per quanto riguarda il quarto punto critico, ovvero l'alternanza fra indicativo e congiuntivo nelle frasi completive, partendo dal periodo post-unitario si vede come i grammatici tendevano a omettere o regolare tale situazione, però per sempre riguardo a questo punto si collega all'uso l'uso dell'indicativo al posto del congiuntivo del condizionale del periodo ipotetico. E nel Novecento principalmente si tendeva o a regolare tale alternanza o a vederla come un errore grammaticale. Invece per quanto riguarda le GIS, Trifone and Palermo Grammars, only Trifone Palermo Grammars and Peccianti talk about these four critical points. At first they explain the use of this alternation and also talk about the criteria in order to define establish such alternation. For example, Trifone and Palermo talk about semantic criteria, register criteria, criterion linked to the meaning of the verb. On the contrary, Peccianti speaks only about a criteria linked to the a semantic criteria. And after explaining that, they talk about the use of indicative in the hypothetical period of anorality, and all grammarians talk about this point. Trifone e Palermo, for example, admit in the informal language the use of double indicative and the use of indicative and conditional, for example, in the sentences se potevo venivo e se potevo sarei venuto. D'accordo, basta. Chiudiamo chiudo chiedendole un giudizio rapido. Fatto questo censimento, l'impressione che si è fatto un po' dai lavori, ovviamente, tipo quello di Bachis, eccetera, eccetera. Okay. Nel paragone fra grammatiche italiane a italofoni e qualche grammatica italiana per non italofoni, secondo lei c'è un pareggio oppure ce n'è un gruppo un po' più avanzato? Qual è l'idea che lei si è fatta? L'impressione che mi sono fatta è che le grammatiche italiane tendono più alla teoria, quindi a spiegare regole, eccezioni della lingua, mentre le grammatiche italiane per stranieri tendono più alla pratica, nel senso sì, descrivono
ad esempio, i pronomi descrivono che c'è lui, lei, loro e c'è anche egli, esso, ella, ella, ma consigliano appunto un uso maggiore di lui, lei, loro che ecco. Oggigiorno insomma è va quello bene. Più... Ci sono domande da parte della Commissione? No. Allora, prego lei e il pubblico di allontanarsi un momento. Signora Simona Vannuzzi, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 94 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico Rettore, la proclamiamo in nome della legge, dottoressa in lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa, nella classe L11 delle lauree in lingue e culture moderne. Rallegramenti, congratulazioni. Bene. Arrivederci. Allora posso chiudere la seduta, saluto anche naturalmente Simona Micali. Ciao Simona. Eccola, ciao Simona, grazie, ristabilisci di presto. Ciao e spero a presto. Bene, ciao, arrivederci a tutti. Ma la però la... Non si ce l'aveva, anzi.